Ha ancora aria, signora. Signora? Signorina, ti sembro sposato. Ancora aria, signora. Signora? Signorina, ti sembro sposata? No, signorina. No, sì, ancora aria. Chiedi a lui, lui lo sa. Avanti, sparisci. Come stai, Diana? Come sto? Bagnata. Non entrerò più in quel culo di pesce tra una settimana. Beh, finiamo il balletto in acqua dopodomani. Nella scena del nightclub, magari la costumista ti troverà qualcosa di più comodo. Hai pensato a chi potresti sposare? Non mi faccio più fregare. Ho avuto due mariti e lo studio ha speso un botto per farli smammare. Abbiamo fatto annullare i matrimoni. Uno era con un piccolo mafioso. Vince non era piccolo. E Buddy Flynn era il leader di una band con una lunga storia di droghe. Sì, è quello che dico. Erano due schifosi. Sposarne un terzo non mi servirà a niente. Ti abbiamo offerto dei giovanotti molto per bene. Dei damerini fessi e finocchi. Pensi che se ci fosse un uomo affidabile in giro me lo farei scappare. Perché non Arne Seslum? È lui il padre, dico bene? Sì, sì. Il matrimonio non deve durare per sempre, ma Diana, se tuo figlio non avrà un padre, sarà una pessima pubblicità per lo studio. I film acquatici fanno incassare molto bene. E allora mettetelo tu, un culo di pesce, e sposati Arne Seslum. Questi film fanno soldi per tutti noi e sono un tributo a te. Il pubblico ti ama perché sa quanto sei innocente. È vero. Fammi vedere se Arne è disponibile al matrimonio. Sicura che sia il padre? Sì, sì, assolutamente, il padre, sì. Abbastanza sicura. Ehi, Maxi, riportami il culo! Ehi, bello, vieni qui. Come andiamo, Hobby? Ehi là, Scotty. Ti fanno girare qui nello studio? Il signor Mannix mi ha tolto dal western. Devo fare un film in un teatro a riposa. Hanno costruito dei saloni. Thank you.